Ciao a tutti, oggi vediamo come sostituire i freni anteriori dell'HRV. Ho fatto un piccolo upgrade prendendo dei dischi Zimmermann forati. Per fare questo lavoro utilizzo la mia personale tecnica Enrico Cinardi 03, ovvero 0 competenze e 3 birre per cominciare. Ho tolto la ruota, per togliere la ruota ho utilizzato la chiave crociera, Costa Concordia, quindi sì, è proprio lei. Andiamo avanti il discone da 2,82, 5 fori. Tipo Integra, il K9 e così via, un bel impianto frenante. Andiamo a sostituire i dischi e le pastiglie. Magari vostra moglie o vostro marito vi farà storie e vi dice: ma ancora che spendi soldi sulle macchine? Ma è proprio necessario? Ovviamente dovete fargli vedere che è necessario. Quindi, certo che è necessario, amore, perché guarda, ti faccio vedere, ci sono le pastiglie che fischiano, guarda. Hai sentito? Basta, la pastiglia fischia è da cambiare per forza. Di conseguenza, acquistiamo i dischi e le pastiglie. Abbiamo le pastiglie Brembo, nuove. Poi abbiamo i dischi Zimmermann, molto carini perché sono sport, quindi è quello che ci serve. Forati, eccoli qua. Hanno proprio una bella finitura, chiaro che è una finitura, si chiama Coat Z, anticorrosione. Questo è lo strumentino per arretrare il pistoncino del freno, perché si può fare anche con il cacciavite, facendo leva là dentro e spostando il pistoncino indietro. Il fatto è che a me è capitato che si incastrasse il pistoncino ed è stato un vero disastro poi farlo rientrare e metterlo a posto. Quindi meglio utilizzare uno strumento adeguato. Abbiamo questo cacciavite a percussione, perché lo vediamo dopo quando tiriamo giù il disco. Pasta di rame o pasta antigrippaggio che resiste oltre 1000 gradi. Questo ci evita grippaggi delle viti, dei dadi, delle colonnette, ci evita anche la corrosione. Pulitore freni, sempre fedele compagno, insieme al WD-40 o un altro lubrificante per sbloccare dadi eventualmente. Poi le solite chiavi, martello, eccetera, eccetera, eccetera. Diamo una passata di pulitore freni per togliere un po' di sporco in eccesso e evitare di lavorare in mezzo allo schifo più totale. Possiamo girare in questo lato in modo che siamo più comodi ad arrivare qua dietro. Una 14 che va qua, una e due, mentre qua dietro abbiamo un 17, uno qua e un altro qua sotto. Ci mettiamo un po' di WD-40. Uno e fuori due, è libera. Ok, se noi volessimo cambiare solo le pastiglie, a questo punto potremmo anche lasciare la vite infilata qua, in modo che fa perno. Fate questo movimento e qua sotto avete le pastiglie, eccole qua, una e due. Abbiamo il segnale d'usura lato interno inferiore. Manteniamo questa posizione quando andiamo a rimontare le pastiglie nuove. Allora, la pinza ha il tubo del freno collegato. Non è una buona idea lasciarlo a penzoloni, perché la pinza pesa veramente. Prendete un gancetto e la appendete, tipo salame ad esempio, qua sulla sospensione. Cioè, avete il tubo morbido e non avete. Cambiamo la chiave, la 17. Abbiamo un dado qua e uno qua. Questo. Ed ecco qua. A questo punto è arrivato il momento di rimuovere il disco. Attenzione quando girate, non prendete questo. Il parapolvere qua dietro è la mira. Se lo schiacciate o lo tirate, si piega. Il disco è tenuto da due viti, una e due. Mi è capitato una volta di rimuovere il disco della mia J9, entrare con il cacciavite, si è spanato qua e qua. Si sono spanate le viti e sono bestemmie a non finire, per poi andare a tirarlo fuori, finché alla fine l'unica soluzione è usare il cacciavite a percussione. Si regola in questo modo: c'è la punta, gli inserti, voi mettete la punta che vi serve e ve lo regolate se dovete avvitare o svitare. In questo caso noi dobbiamo svitare. Ok, controllate da che verso sta girando facendo così. Voi spingete, sta avvitando, lo giriamo al contrario e adesso vedete che se io spingo da dietro, lui svita in senso antiorario.
Evitiamo totalmente di rischiare di spanare la vite. Lo infiliamo bene, noi andiamo a battere con il martello, quindi nel momento in cui il martello batte, lui gira in senso antiorario svitando la vite, ma col martello che fa pressione, di colpo, ci evita che la punta cacciavite esca verso l'esterno andando a mangiare la testa. Quindi abbiamo la pressione e il giro contemporaneamente. Questo ci permette di sbloccare in sicurezza senza rischiare di mangiare la testa. E ora lo vediamo. Eccola qua. Perfettamente svitato. Abbiamo liberato il disco e voilà, diamo una bella pulita, e andiamo a ripulire bene. Ora che abbiamo il piano bello ripulito e anche i filetti, possiamo andare ad utilizzare la nostra pasta antigrippaggio. 1, 2, 3, 4, 5 e lo spalmiamo bene. Andiamo a mettere un po' anche sui filetti. E prendiamo il disco nuovo. Se i canali sono dritti, come in questo caso, lo se riuscite a vedere dentro, ci porta l'aria e le polveri dall'interno verso l'esterno e le piste sono dritte. Quindi se la pastiglia passa prima di qua o prima di qua, non fa alcuna differenza. La polvere entra dal foro e va dritta verso l'esterno. Sarebbe diverso se avessimo la ventilazione con una curvatura. Allora, noi non dobbiamo mettere la curvatura avanti, perché altrimenti avremo l'aria e le polveri che cercano di uscire. Ma col movimento, la rotazione in avanti, noi andiamo a incontrare l'aria e incanalarla verso l'interno. L'effetto opposto di quello che vogliamo, ovvero noi l'ora lo dovremmo mettere in questo senso, in modo che girando dall'interno ce lo porta verso l'esterno. Filetto e vite. Partiamo da questo e lo centriamo. Voilà. I nostri amici di Zimmermann sono un po' spilorci e non ci hanno fornito due viti nuove. Quindi ci tocca riutilizzare le sue viti vecchie. Andiamo a posizionarle. Così. Giriamo. Vedete che il disco si sposta. Tiriamo. Non c'è bisogno di cercare di spaccare tutto. Un po' di forza. Ancora qua. Basta così. Adesso possiamo procedere a montare il portapinza. Andiamo a riposizionare il nostro portapinza. Andiamo a tirarli. Nuove pastiglie Brembo che ci fanno divertire a mettere questi lamierini, perché non potevano metterli loro, sennò non c'era gusto per noi. Un po' di pasta rame qua dietro, dove va a contatto il pistoncino. E andiamo a rimontare nell'ordine che l'abbiamo trovato, ovvero il segnale di usura in basso lato interno. Facciamo una leggera pressione e lei entra. Ed eccola qua. A questo punto c'è il pistoncino da arretrare. Le pastiglie che togliamo sono consumate, quindi il pistoncino lavora più vicino al centro. Col pistoncino così avanti toccherebbe dentro le pastiglie, quindi non possiamo montarlo in questo modo. Va preso e spinto all'interno del pistoncino. Ho comprato questo aggeggio, visto che mi è successo una volta di metterci una vita a tirare dentro il pistoncino, rischio poi di rovinare la pinza e tutto quanto, meglio comprare l'attrezzino adatto. Lo infilate qua. Vedete, girate, qui fa forza e vi spinge perfettamente indietro il pistoncino. Possiamo andare a posizionarlo e entra perfettamente. Adesso l'abbiamo puntato qua, puntiamo anche qui sotto. E possiamo andare a rimontare la ruota. Bene, anche questo video è finito. Se vi è piaciuto mettete un mi piace, magari commentate, se avete dei suggerimenti, delle richieste, scrivete nei commenti. Ciao!
ci vediamo al prossimo video.